Salve, salve da Marco Calabro. Io, un grande appassionato di viaggi, ho la pagina su Facebook, ho il canale su YouTube, da tantissimi anni metto video, però Amaci Casa mi ha chiesto di realizzare una serie di video. Io per Amaci Casa faccio altri lavori, non faccio questo del turismo, sono un divulgatore, nel settore dell'arredamento, nel settore del marketing, perché ho lavorato in entrambi i settori dagli anni 70, però mi hanno chiesto di approfittare della mia esperienza nel turismo. Bene, quanto costa andare ad Amsterdam? Allora, la prima cosa da tenere in considerazione, complimenti per la scelta perché è una città straordinaria, la prima cosa da tenere in considerazione è quando bisogna organizzare l'aereo. L'aereo bisogna organizzarlo molto tempo prima. Quindi cominciamo a pensare che è meglio acquistare un prezzo molto basso di passaggio aereo, di biglietto aereo, e poi magari buttarlo che non quando abbiamo le date certe e andarci a comprare il biglietto aereo che invece costa soldi. Io so che uno si incavola, si arrabbia quando va a perdere il biglietto aereo. Lo capisco, magari fate solo il passaggio aereo, non ci mettete magari dentro la valigia il profumo perché le compagnie vi dicono di acquistare a bordo che vi fanno uno sconto se voi acquistate il buono per andare a tutta una serie di cose, va bene, però dovete secondo me per tempo acquistare le poltrone sull'aereo. Poi, se queste poltrone non vi servono, chi se ne frega, avete buttato qualche decina di euro. Però questa è la prima considerazione. Quando, sicuramente, io dico per viaggiare, i periodi più interessanti sono sempre dalle vacanze natalizie, i suoi strascichi, quindi il fine anno, l'Epifania. Quindi dopo queste date, diciamo dal 15 gennaio in poi orientativamente, fino al 15 di marzo, cioè prima di entrare nella zona del bel tempo, delle Pasque, quindi della Pasqua, quindi quel periodo è un periodo estremamente interessante. Un altro periodo estremamente interessante è quello del mese di novembre, fino ai primissimi giorni di dicembre, primissimi, prima dell'Immacolata. Quindi diciamo fino al 6 di dicembre, al 5 di dicembre, può essere interessante. Un'altra cosa, una volta acquistato il biglietto aereo, bisogna cominciare a guardarsi dove andare a dormire. Per andare a dormire ad Amsterdam, considerate che bisogna anche lì pensarci per tempo. Là già diventa un poco più caro, nel senso che il costo comunque ha delle scale che non sono uguali a quelle delle compagnie aeree, perché le compagnie aeree prima, molto prima, vi stanno vendendo i posti che già sanno che saranno vuoti. Chi ha una struttura, per esempio Airbnb, non è che ha 500 stanze e allora deve farle fuori. Magari uno che ha 2-3 stanze. Quindi non è che abbasserà i prezzi in maniera vertiginosa. Gli alberghi in genere comunque sono sempre quantomeno in linea con il signore che affitta le stanze. Quindi nella strategia d'acquisto del pernottamento, il farlo molto tempo prima può essere interessante o non può essere interessante. Magari si può acquistare bene nell'Airbnb, magari gli è rimasta una stanza vuota fra la prossima settimana, magari si può acquistare bene in quel momento. Bisogna fare varie valutazioni. E comunque è chiaro che anche questo bisogna farlo per tempo, organizzarlo per tempo. Per quanto, sto rispondendo alla domanda quanto costa andare ad Amsterdam. Quando siamo ad Amsterdam, considerate che evidentemente Amsterdam ha dei costi per mangiare che possono essere elevati. È una capitale europea, è una capitale europea di gusto, una capitale europea elegante, quindi sicuramente, insomma, è chiaro che possiamo andare a mangiare con tutte le cifre.
consiglierei, una volta che sto rispondendo alla domanda quanto costa andare ad Amsterdam, quindi sto rispondendo a una domanda specifica, magari andate prima di andare a mangiare, o magari per tempo organizzatevi, andate a vedere su TripAdvisor, andate a vedere su Trustpilot, cioè su pagine che vi dicono il rapporto qualità-prezzo. Ma io approfitterei anche di una piattaforma come per esempio The Fork, che vi manda a mangiare magari alle 5 e mezza del pomeriggio anziché la sera, perché il ristoratore a quell'orario i tavoli ce li ha vuoti, quindi preferisce, anziché tenere i piatti vuoti, fare un'altra tornata di gente che va a mangiare vendendogli il mangiare a 2 lire. Quindi magari andando al costo, però sta incassando, sta ammortizzando i costi fissi che lui ha dell'affitto, dei camerieri, dei cuochi, quindi lui preferisce magari andare a ammortizzare vendendo la cena alle 5 e mezza del pomeriggio. Quindi perdiamo l'abitudine dell'idea del pranzo e della cena e andiamo a mangiare quando magari c'è l'offerta migliore. Questa serie di considerazioni, oltre ai trasporti pubblici, considerate che io non sono mai riuscito a pronunziarlo bene, dall'aeroporto di Schiphol, non lo so pronunziare, ogni volta mi confondo, ma comunque considerate che là fuori c'è un autobus, c'è un mio video che potete andare a vedere su Tour Video Agency Sunglasses, quindi non su questo canale, sull'altro canale, e sul mio canale, c'è un video dove io ho fatto un video, il numero, attenzione, il numero da quando ho fatto il video, il numero dell'autobus è cambiato, me l'ha comunicato uno degli appassionati che mi segue. Il numero dell'autobus è cambiato, ma considerate che c'è un autobus che vi porta veramente dentro Amsterdam. Quindi, anziché andare a pigliare il taxi, la cosa, andatevi a pigliare l'autobus che vi porta dentro Amsterdam. Il numero che io dico in quel video so che è cambiato, però andate magari andate con qualche piattaforma prima a vedervi il trasporto, aeroporto, ci scrivete, ci sta più di una piattaforma che fa sto lavoro, andate a scrivere, vi scaricate l'app, andatevi a vedere, magari voi la levate, no, al cellulare, ho finito il viaggio, andate a vedere il numero così o io penso là, insomma, ad Amsterdam, il servizio informazioni, sono persone molto intelligenti e disponibili, no, non sono latini. Andate a vedere a quel punto che cosa succede, perché vi dico non solo latine, se voi andate all'aeroporto di Barcellona o di Madrid, quelli là pigliano a bustarella da quello là che c'ha l'alberghetto là vicino, per esempio, o c'ha il trasporto dei pulmini, e vi dicono no, pigliate questa che è la soluzione più interessante. No, non funziona così. Quindi fate insieme queste considerazioni, quello è il momento migliore per andare ad Amsterdam. Grazie, grazie sempre per ascoltare i video di Marco Calabro e arrivederci al prossimo video.